l'opinione pubblica e chi è preposto a mettere più cura in tutte queste problematiche. Le case automobilistiche ad oggi hanno fatto grandi progressi, e voi lo sapete, airbag dappertutto, cinture di sicurezza, l'unica problematica spesso emerge dal mancato rispetto del codice della strada o addirittura dall'eccesso di velocità, perché al di là dei mezzi di contenzione di sicurezza, se noi su una strada viaggiamo a 200 all'ora, al di là di quello che possiamo avere di protezione, però i danni risolviamo lo stesso, soprattutto per chi magari le cinture di sicurezza non le indossa. Perché la cintura di sicurezza in qualche modo da che cosa protegge? Dai traumi cranici, ma non dagli altri, attualmente davanti all'impatto violento. Perché? Perché la forza cinetica improvvisamente si blocca, l'auto si blocca davanti ad un impatto, ma gli organi all'interno del nostro corpo continuano a viaggiare a quella velocità. Quindi ci può essere per esempio una rottura della aorta toracica, ci può essere una per esempio rottura o una lacerazione delle pleure, delle membrane pleuriche, sono le membrane sclerose, cioè questo da vedere in impatto, non in biologia, che può provocare un pneumotorace. Un pneumotorace è una lesione gravissima delle funzioni respiratorie. Chi mantiene l'asfalto, le strade per esempio, chi si occupa di segnaletica, di luci, eccetera. E
su quello purtroppo possiamo far poco se non sensibilizzare l'opinione pubblica e chi è preposto a mettere più cura in tutte queste problematiche. Le case automobilistiche ad oggi hanno fatto grandi progressi, e voi lo sapete, airbag dappertutto, cinture di sicurezza, l'unica problematica spesso emerge dal mancato rispetto del codice della strada o addirittura dall'eccesso di velocità, perché al di là dei mezzi di contenzione di sicurezza, se noi su una strada viaggiamo 200 all'ora, al di là di quello che possiamo avere di protezione, però i danni li subiamo lo stesso. Soprattutto per chi magari le cinture di sicurezza non le indossa, perché la cintura di sicurezza in qualche modo da che cosa protegge? Dai traumi cranici, ma non dagli altri, attualmente davanti all'impatto violento. Perché? Perché la forza cinetica improvvisamente si blocca, l'auto si blocca davanti all'impatto, ma gli organi all'interno del nostro corpo continuano a viaggiare a quella velocità. Quindi ci può essere per esempio una rottura dell'aorta toracica, ci può essere una per esempio rottura o una lacerazione delle pleure, delle membrane pleuriche, sono le membrane sclerose, cioè questo lo vede in fascio, non in biologia, che può provocare un pneumotorace. Un pneumotorace è una lesione gravissima delle funzioni respiratorie. All'interno dell'ospedale, dove è molto più semplice e dove vi sono altri strumenti, altre risorse per poter avvenire in qualche situazione di trauma. In questo caso è importante considerare i due tipi di danni che si hanno nel paziente con un trauma: il danno primario, su cui noi possiamo far poco, il danno primario è dovuto al primo impatto. Chi può lavorare sul danno primario? Può lavorare chi? Le case costruttrici di automobili, per esempio, chi mantiene l'asfalto, le strade, per esempio, chi si occupa di segnaletica, di luci, eccetera. E su quello purtroppo possiamo far poco se non sensibilizzare l'opinione pubblica e chi è preposto a mettere più cura in tutte queste problematiche. Le case automobilistiche ad oggi hanno fatto grandi progressi, e voi lo sapete, airbag dappertutto, di sicurezza, l'unica problematica spesso emerge dal mancato rispetto del codice della strada o addirittura dall'eccesso di velocità, perché al di là dei mezzi di contenzione di sicurezza, se noi su una strada viaggiamo 200 all'ora, al di là di quello che possiamo avere di protezione, però i danni li subiamo lo stesso. Soprattutto per chi magari le cinture di sicurezza non le indossa, perché la cintura di sicurezza in qualche modo da che cosa protegge? Dai traumi cranici, ma non dagli altri traumi, ugualmente davanti all'impatto violento. Perché? Perché la forza cinetica improvvisamente si blocca, l'auto si blocca davanti all'impatto, ma gli organi all'interno del nostro corpo continuano a viaggiare a quella velocità. Quindi ci può essere per esempio una rottura dell'aorta toracica, ci può essere una per esempio rottura o una lacerazione delle pleure, delle membrane pleuriche, sono le membrane sclerose, cioè questo lo vede in fascio, non in biologia, che può provocare un pneumotorace. Un pneumotorace è una lesione gravissima delle funzioni respiratorie.
In questo caso è importante considerare i due tipi di danni che si hanno nel paziente con un trauma. Il danno primario, su cui noi possiamo far poco, il danno primario è dovuto al primo impatto. Chi può lavorare sul danno primario? Può lavorare chi? Le casse costruttrici di automobili, per esempio. Chi mantiene l'asfalto, le strade, per esempio. Chi si occupa di segnalettica, di luci, eccetera. E su quello purtroppo possiamo far poco se non sensibilizzare l'opinione pubblica e chi è preposto a mettere più cura in tutte queste problematiche. Le case automobilistiche ad oggi hanno fatto grandi progressi, voi lo sapete, airbag dappertutto, cinture di sicurezza, l'unica problematica spesso emerge dal mancato rispetto del codice della strada o addirittura dall'eccesso di velocità, perché al di là dei mezzi di contenzione di sicurezza, se noi su una strada viaggiamo 200 all'ora, al di là di quello che possiamo avere di protezione, però i danni li vediamo lo stesso, soprattutto per chi magari le cinture di sicurezza non le indossa, perché la cintura di sicurezza in qualche modo da che cosa protegge? Dai traumi cranici, ma non dagli altri traumi, ugualmente davanti all'impatto violento. Perché? Perché la forza cinetica improvvisamente si blocca, l'auto si blocca davanti all'impatto, ma gli organi all'interno del nostro corpo continuano a viaggiare, e cioè la velocità. Quindi ci può essere per esempio una rottura dell'aorta toracica, ci può essere una per esempio rottura o una lacerazione delle pleura, delle membrane pleuriche, sono sclerosi, cioè questo l'avete fatto, non in biologia, che può provocare un pneumotorace. Il pneumotorace è una lesione gravissima delle funzioni respiratorie. Sta per Pre-Hospital Trauma Care, vuol dire cura